nostro inviato Sandra Magliani. Allora, certo che i problemi della sanità ci sono e sono molto gravi, certo che è giusto chi se ne fa portavoce, noi ne parliamo già da diversi mesi, recentemente la vicenda è diventata ancora più clamorosa grazie ad un collega che ha dedicato una sua inchiesta, quindi una paziente attenzione, bravo nell'averla immaginata, ideata, al Policlinico di Roma denunciando una situazione molto grave. Non è che abbiamo copiato ovviamente l'inchiesta del collega dell'Espresso, ma piuttosto abbiamo proseguito una nostra inchiesta che ha già riguardato alcune città e siamo approdati con il nostro Gian Domenico Curtò a Salerno, dove c'è l'ospedale Ruggi d'Aragona, in una condizione, io ho chiesto di rivedere questo servizio prima di andare in onda 3 volte, ho chiamato a consulto anche i miei colleghi per dire: ma è possibile? Sì, è possibile, è un ospedale con 800, però con 800 posti letto. Quello che ora voi vedrete, alla fine direte: non è possibile, questo è un gioco drammatico. Solo le immagini possono descrivere lo stato di abbandono e il degrado in cui versa il Ruggi d'Aragona, l'ospedale di Salerno, 800 posti letto. Esternamente appare una buona struttura, la seconda per importanza nel sud dopo il Cardarelli di Napoli. Ma scendere nei sotterranei e visitare alcuni reparti interni è quasi una caduta libera negli inferi della mala sanità italiana. Ma qui c'è acqua, qui? Sì, c'è acqua. Qua c'è acqua. Come mai quest'acqua? Sono infiltrazioni d'acqua. Da dove vengono queste infiltrazioni? Dall'acqua piovana, dai tubi rotti. Ma quelle sono delle TAC che partono dal 2000 fino ad arrivare al 2004. Qui invece ci sono delle cartelle cliniche che riguardano le ecografie. Queste sono delle TAC vertebrali. TAC vertebrali, sì. Quindi queste sono tutte vecchie radiografie buttate qui. Quindi questo qui praticamente è l'archivio dell'ospedale? Praticamente sì, è il cimitero dell'ospedale. Queste sono nuove? Sì, sono nuove, non usate. Ci sono altre. È tutto abbandonato qui? Sì. C'è deposito di sporco, biancheria sporca, attrezzature anche non funzionanti, vicino al reparto di rianimazione. Questo che cos'è? Questa è una macchina per pulire i pavimenti? No, è una vaporella che usa il personale di pulizia. E qui accanto una lettiga? Questa è una lettiga, sì. È un letto. Quelle sono mobili di arredi per la cucina che dovevano essere installati e sono qua abbandonate da mesi e nessuno le viene a montare. Okay. Questo è il deposito di farmacia della sala di rianimazione. Questo è un pannello di protezione degli operatori nel reparto di radiologia, questa è una barretta di piombo ma è tutta di velt. 6 mesi fa i NAS evidenziarono in questo ospedale una lunga serie di carenze, sporcizie dappertutto, manutenzione inesistente, presenza di zanzare di mosche, apparecchiature, macchinari vetusti, condizionatori fuori uso. Una denuncia dettagliata, ma fino ad oggi, nei fatti, completamente ignorata. Sarebbe troppo facile fare dei commenti a conclusione di questo servizio. Lascio a ciascuno la propria riflessione di fronte ad una realtà che in un paese civile non può essere consentita, in una città civile come Salerno, in un grande istituto pubblico, sanitario
come quello che avete visto, Ruggi d'Aragona, che è predisposto, organizzato, si fa per dire organizzato, per 800, cioè con 800 letti. Si è fatto molto clamore sul Policlinico di Roma, giustamente. Da quel momento sono partite delle indagini, centinaia di carabinieri suddivisi in vari gruppi stanno perlustrando, stanno facendo un'inchiesta, un'indagine che attivamente stanno tentando di capire che succede negli ospedali delle varie città. C'è da dire, non si può fare di tutta l'erba un fascio, c'è da dire però che quello che finora emerge, parlo dell'indagine in generale condotta dai carabinieri, quello che finora emerge non denuncia una situazione così drammatica come è stata vista al Policlinico e come vediamo adesso a Salerno, che quindi quando si fa di tutta l'erba un fascio si mortifica certamente quegli ospedali che invece funzionano bene e anche quel personale medico e paramedico che si sacrifica e vive ogni giorno con onestà il suo impegno per assistere le persone malate. Nuove ispezioni, controlli, i carabinieri del nucleo antisofisticazioni sono tornati stamane in numerose strutture sanitarie.